Sono 109 i dipendenti della cooperativa sociale Ethnos che non hanno ancora ricevuto alcune mensilità di stipendio arretrate per un credito complessivo di oltre 1 milione di euro che la stessa cooperativa vanta nei confronti della pubblica amministrazione. I lavoratori nei giorni scorsi erano scesi in piazza dando vita a una manifestazione di protesta nei pressi della prefettura. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni il presidente della cooperativa Ethnos Fabio Ruvolo, che qualche giorno fa aveva deciso di dimettersi, salvo poi tornare sui suoi passi. Inverosimilmente ho dovuto ritirare le mie dimissioni perché la forza, diciamo, del gruppo e l'incoraggiamento e il fatto che tutti i soci e lavoratori di Ethnos sono scesi in strada, tranne quelli in servizio, è stato un grande riconoscimento e questo mi ha portato anche un atto di responsabilità. È stata una scelta coraggiosa quella che è stata fatta nel giorno, proprio tutto nasce nel giorno della celebrazione della morte del giudice Falcone, proprio perché vista una situazione strana che si è venuta a verificare, perché si è creata una contrazione tra i mancati pagamenti da parte della pubblica amministrazione, che per legge devono avvenire nei 30 giorni successivi alla prestazione, ma contemporaneamente anche l'impossibilità di poter compensare con i debiti dello Stato i crediti che lo Stato stesso mi ha generato. E siccome abbiamo deciso di in qualche modo anche resistere a quello che è un modello, diciamo, di cultura mafiosa che è molto purtroppo presente sul nostro territorio siciliano, cioè quella del favore, abbiamo deciso di denunciare pubblicamente quello che sta avvenendo, sicuri che quello che stiamo noi facendo possa essere anche di supporto e di sostegno ad altre aziende che vivono lo stesso nostro problema. Però ci aspettavamo una risposta più forte, cioè da parte dei sindacati, da parte dei partiti politici, da parte dei movimenti, da parte anche delle istituzioni, diciamo, del nostro territorio, delle nostre rappresentanze parlamentari. Niente di tutto questo. Io sono andato pubblicamente, ho esposto a Sua Eccellenza il prefetto tramite il vicario tutto ciò che mi sentivo di dire e ho scritto tutto quello che è la nostra verità. E quindi a questo punto chi ha le responsabilità sul nostro territorio debba assumersi anche la responsabilità nei confronti di tutti coloro i quali erano su quella strada quel giorno. La prefettura che risposte ha dato fino a questo momento? Proprio oggi il vicario ci comunica che la prefettura sta agendo, ha già scritto agli organi preposti nella lettera che abbiamo indicato, e questo per me è davvero la presenza dello Stato reale